Parliamo ora di monofili per la pesca all'inglese. Il monofilo per la pesca all'inglese deve avere una caratteristica principalmente sopra tutte le altre, cioè deve essere affondante. E questo perché appunto la pesca all'inglese prevede proprio che quando si mette in pesca il galleggiante, proprio per il fatto che il galleggiante viene attaccato solo nella parte sottostante, di conseguenza il filo deve essere immerso, prevede appunto che il filo debba affondare. E questo vantaggio si ha soprattutto quando siamo in presenza di condizioni di vento molto forte. Cosa succede? Noi lanciamo il galleggiante e praticamente lo lanciamo a qualche metro oltre la linea dove vogliamo pescare, poi con una rapida, diciamo così, un rapido movimento della canna facciamo affondare il filo tra la nostra postazione di pesca fino al galleggiante. Per fare questo occorrono dei fili molto particolari. Noi come ditta Tubertini abbiamo principalmente tre tipi di monofili che possono essere usati per la pesca all'inglese. Sono il Navy Blue, l'affondante UC6 e lo spinner. E hanno tutti la caratteristica appunto di essere affondanti, cioè hanno un peso specifico molto elevato. Differiscono fra di loro principalmente per quanto riguarda la rigidità. Anche perché quando peschiamo a notevoli distanze è abbastanza importante che il filo comunque sia rigido e abbia pochissima elasticità, perché se proviamo a immaginare di pescare a una distanza di 70-80 metri e utilizziamo un monofilo che ha una elasticità diciamo anche non altissima ma anche solo di un 10%, questo filo nei 70-80 metri si allunga anche di 7-8 metri. Cioè, di conseguenza, quando noi feriamo, soprattutto se utilizziamo dei galleggianti pesanti, rischiamo addirittura di non avere la situazione sotto mano, perché noi magari feriamo, non sentiamo magari che abbiamo allamato un pesce, ma effettivamente il pesce viene allamato. Di conseguenza, noi dobbiamo utilizzare un filo molto rigido e pochissimo elastico. E questi tre monofili sono praticamente in ordine di rigidità. Il Navy Blue è quello meno rigido, l'affondante UC6 diciamo, è quello intermedio, lo spinner è quello più rigido e meno elastico di tutti. Però perché abbiamo questi tre monofili? Perché chiaramente c'è quello più rigido e quello meno rigido, però il fatto di essere più rigido pregiudica un pochino la tenuta. Effettivamente il filo più è rigido e più quando andiamo a fare il nodo rischiamo che appunto il nodo diventi un punto di rottura. E di conseguenza noi dobbiamo utilizzare il monofilo che meglio ci soddisfa nelle nostre situazioni di pesca. Il monofilo per la pesca all'inglese, quando viene imbobinato sul mulinello, deve essere sgrassato. Cosa vuol dire? Cioè, praticamente utilizziamo delle salviettine imbevute di un detersivo particolare, e quando noi imbobiniamo il filo sul mulinello stringiamo la salviettina sul filo, facciamo passare il filo all'interno di essa e di conseguenza togliamo quella pattina superficiale oleosa che si può creare quando è stato prodotto questo monofilo. Perché facciamo questa operazione? Questa operazione va fatta perché il monofilo per affondare deve essere innanzitutto, come dicevamo prima, pesante, cioè deve avere un peso specifico elevato, ma soprattutto il monofilo diventa affondante quando, dopo alcune ore che lo stiamo utilizzando, assorbe acqua. Non è un'eresia. Cioè il monofilo, anche se è nylon, comunque una piccola percentuale di acqua la assorbe e di conseguenza, assorbendo acqua, diventa ancora più pesante e in questa situazione raggiunge il massimo delle proprie caratteristiche. Vi posso svelare un piccolo trucco che uso io. Praticamente per non perdere nemmeno le prime ore di pesca con il monofilo che deve avere le caratteristiche che io voglio, imbobino prima il mulinello pulendo il monofilo con la salviettina. Poi immergo la bobina del mulinello in un recipiente con dell'acqua e sempre con un pochino di sapone per alcuni giorni. Cosa succede? Che praticamente rimanendo immerso in acqua il monofilo assorbe acqua e diventa pesante già dai primi lanci che lo vado a utilizzare.
I primi due monofili, il navy blu e la fondante, sono monofili che hanno, diciamo, le caratteristiche di un monofilo non qualunque, cioè un filo normalissimo, cioè sono praticamente monofili, cioè la fondante UC6 è un nylon e il navy blu invece è un fluorine. E il fluorine è un monofilo di ultima generazione, è un monofilo che ha le caratteristiche intermedie fra un nylon e un fluorocarbon, di conseguenza è abbastanza morbido come un nylon, ma ha le caratteristiche di usurarsi molto poco nella fase appunto di pesca. Il terzo monofilo invece, lo spinner, è un monofilo particolare perché è praticamente un monofilo che è composto da due monofili accoppiati. Cioè, ad esempio, in questo caso io ho un diametro del 30 e praticamente sono due monofili, un 10 e un 20 accoppiati. In questo modo noi abbiamo ottenuto il massimo della rigidità e il massimo, diciamo così, come mancanza di elasticità. E di conseguenza è un monofilo che va molto bene proprio per la pesca all'inglese. Parliamo ora di mulinelli per la pesca all'inglese. Il mulinello per la pesca all'inglese deve avere delle caratteristiche ben precise. Soprattutto deve essere abbastanza veloce come recupero. Deve recuperare almeno ogni giro di manovella, cioè ogni giro di manovella che eseguiamo, almeno 80 centimetri. E questo principalmente perché? Perché proprio per il motivo che quando si pesca all'inglese il filo deve essere fatto affondare, noi con un mulinello veloce riusciamo a recuperare quella fastidiosa pancia, diciamo così, che si crea quando noi lanciamo il galleggiante, se siamo in presenza soprattutto di vento. Prima che il filo tocchi l'acqua, con un mulinello veloce noi riusciamo a recuperare solo con pochi giri di manovella e tendere perfettamente, mettere perfettamente in linea il filo tra la nostra postazione di pesca e il galleggiante. E questa è l'operazione più importante per quanto riguarda la pesca all'inglese. E la velocità di recupero di un mulinello è data sia dal numero di giri che effettua il rotore al giro, diciamo così, della manovella. In questo caso, questo mulinello, che è il Vertigo della ditta Tubertini, ogni giro di manovella il rotore effettua 5,1 giri. Diciamo che però questa caratteristica è relativamente importante perché la velocità di recupero dipende sia dal numero di giri del rotore, ma dipende anche dal diametro della bobina. Cosa vuol dire? Che più è grande la bobina, a parità di giri del rotore, noi recuperiamo più centimetri di filo. E noi con questo mulinello abbiamo ottenuto un mulinello che ha una notevole velocità di recupero con un numero di giri del rotore relativamente basso, proprio perché abbiamo aumentato il diametro della bobina. In questo modo noi abbiamo una buona velocità di recupero e uno sforzo sulla manovella molto molto basso, perché se aumentiamo i giri del rotore noi dobbiamo aumentare anche lo sforzo della manovella. E io qui ho portato altri due tipi di mulinelli. E questi mulinelli sono mulinelli che hanno caratteristiche similari al Vertigo, però diciamo che sono mulinelli che sono adatti anche ad altri tipi di pesche. E soprattutto sono mulinelli che sono economicamente più accessibili e comunque mantengono sempre le caratteristiche del Vertigo, che è il mulinello di punta della ditta Tubertini. La differenza consiste principalmente nel numero di cuscinetti che sono all'interno del mulinello. Abbiamo appunto l'Artica, che è un mulinello che ha 5 cuscinetti, il Kobe, che è un mulinello che ha 5 cuscinetti più uno, cioè uno è quello all'interno della manovella, appunto, e il Vertigo invece che ha 7 cuscinetti. Per la pesca all'inglese è molto importante anche il tipo di bobina che andiamo a montare sul nostro mulinello. Mi spiego, cioè sul mulinello possono essere montate due tipi di bobine, una bobina più fonda e una bobina meno fonda, che noi chiamiamo bobina match. Nella bobina più fonda è ovvio che si può caricare con più metri di filo, mentre nella bobina match ci stanno meno metri, infatti.
Però diciamo che quando si utilizza un mulinello per la pesca all'inglese, spesso si utilizzano dei monofili che relativamente piccoli come diametro, cioè nell'ordine del 16, 18, massimo 20. Cioè non abbiamo bisogno quindi di bobine molto capienti. Di conseguenza abbiamo prodotto questo tipo di bobina perché lo svantaggio, diciamo così, relativo è quello di contenere meno metri di filo, ma comunque sufficienti per una buona pescata all'inglese. Ma il vantaggio è quello di avere una bobina più rigida, che comunque per quanto riguarda la precisione sia in fase di lancio che di recupero è molto importante.